Benvenuti al Decaffè. Oggi al Decaffè prendiamo il caffè con Gianluca Cofone. Che anno sei te? 93. Ah, tu sei 93. Stanno 30? Tu sei 90. 90. 90. Io vado per l'età di Gesù. Zio. 33. Tra poco c'è la Formero. Finita, zio. Finita. Ragazzi, dopo i 30 è finita. Che poi tu tra l'altro ancora esci a fare serata. Sì, faccio le mazzole, wow. Raccontami un po' sta roba delle serate. Come è nata sta roba delle serate? Quando hai iniziato a fare serate? Com'è lavorare, cioè proprio facendo animazione in discoteca? Ho iniziato così le prime volte a fare serata. E organizzazione, vuoi lavorare? No. Finché ho iniziato che mi davano... Dulire? Sì, dulire con delle consumazioni, ero felice, e poi l'ho fatto diventare un lavoro. Vabbè, no, tu fai l'animatore però. Sì, io faccio l'animatore, poi lavoro sul web, lavoro ancora, faccio partecipazioni. Tu sei sempre in mezzo però alla figa, sì. Bravo. Quello io ogni volta che guardo le tue stories, tipo, vabbè. Quello che dico sempre è che sono circondato, però li chiamano sempre gli altri, credete. Ma sì, sempre stato così anch'io. Cazzo, però sono figo, cioè non capisco. Bombavano gli altri. Beh, io non sto uscendo più a far serata, dopo il Covid basta. Soffro di serata adesso. E io faccio il comunque. Lo so, mi ricordo. Sono tutti coglioni a fare serata. Siamo abituati a stare in casa. Ma io vedo tanti ragazzi comunque adesso non escono più. Un po' farlo prima. Tu dove hai fatto il Covid da Torino? Io mi stavo trasferendo a Milano a maggio 2020. E poi sono andato indietro perché. Io stavo a Valencia. Ah, è vero? Da solo. E tu ti eri anche mollato. No, io ancora. Sì. Sì, era lì. Un cesso. Però sì, sono stato lì 3 anni a Valencia. E di 3, 2 col Covid. Poi sono venuto via, sono scappato nel 2021 e ho detto non torno più lì perché sono stato da solo. Io ero impazzito. Meno male che c'avevo i social e Twitch per avere ricordo. I contatti con le persone perché è stato... Vada, poi un paese che non è il cielo, non è il tuo. No, ero... Nicchia, non riuscivo a fare, capito, la spesa, non c'è amici. C'è nessuno, Madonna. Manco i vicini ci conoscevo, in cazzo di vicini, palazzo di nuovo costruito, vabbè, e, insomma, torniamo alla figa, tu esci sempre, è difficile fare questo lavoro. È difficile di farlo con la testa, io più di 10 anni che lo faccio, ormai sono 12 e fortunatamente grazie a Dio di avere una testa, finisce anche in brutte compagnie, gente strana, però... Nei locali, sì. Più che altro sono entrato proprio nell'ottica di farlo come lavoro, capito? Sì, quindi lì, beh, certo. Basta. Cioè, per me non era anche più divertimento. Anche perché sennò ti sei fatto. Per quel amico che mi dice andiamo a ballare, cioè proprio mi cadono... Sì. Cade tutto. Cioè, proprio... Da quant'è che non fai una serata per dire esco a far serata? Cioè proprio serata. Proprio farsi serata per cazzi tuoi, con gli amici tuoi, perché vai... Ma esco, però non ti... Vabbè, a parte adesso l'età, comunque sei grande, a meno che non fai le prime cose, esci, sono tutti piccoli. Sì, è vero, se... Cioè, capito, se fai dei posti... No, vabbè, usciamo spesso. No, però ti intendevo proprio... Però per divertirti poco. Neanche i compleanni, ormai si fanno questi pranzi, sì. Sai... Io tutto a casa faccio, infatti ho detto, prossima volta organizzo qua, devi venire. Capito. Che è la casa, organizza le feste. A casa organizziamo le feste, molto carine. Si beve. Però il nano ci sta sempre una festa in casa. Il nano, cioè sta proprio bene nella festa in casa. Sì, facciamo una serata. Fine nano, non abbiamo festa. Abbiamo fatto una serata, Sì. Dobbiamo recuperare. Non se lo ricorda, ragazzo, abbiamo fatto una serata a Torino, poi è sparito. Io ero sparito? Ma sì. Perché ero andato lì, ma ero sparito per andare a dormire, Non è che stavo... sì, zio, io a Torino non è che... Ero accompagnato, ma speriamo, raga, che ero accompagnato perché sennò sono a dormire. Capita spesso che io vedo una certa, la sto a far serata, mi rompo il cazzo, regà, buonanotte. Ma a proposito di sta roba, ti è mai capitato che qualcuno facesse lo stronzo anche durante la serata che ti dicesse, nano, queste cose? Sì, però è una cosa che... È più la stima ormai che c'hanno ovviamente nei confronti tuoi. Sì, adesso più... Come dovrebbe essere in realtà normalmente, però... Bravo. Cioè, allora, se tu becchi il gruppo di ragazzini. Magari si enfatizzano l'uno con l'altro, sai, ci sta la battuta, però a me mi mette da una parte e mi esce dall'altra, cioè non me ne frega niente. Anni fa, magari, quando ero più piccolo, magari sai, me la prendevo, c'era un battibecco, però finiva lì.
discoteca si capita, loro sono successi tutti con... Vabbè, ma tu però quando, anche quando fai serata sei una star. Sì, no, ma penso io il primo a prendere per il culo gli altri, quindi... E vabbè, infatti mi fa ridere sta roba che ho detto, io penso, quando ti vedo penso alle tue stories con i culi. Bello essere ricordato per le storie, perché... Vabbè, ma zio, è figo, no, cioè, senso, io, cioè, sei una star, a prescindere da tutto quanto, chi fa sta roba è una star, ragazzi. Ti vedo sempre a farsi la... No, la cosa che veramente mi ha svoltato a me è stata la stagione che ho fatto a Formentera. Tu hai fatto una stagione a Formentera? Quando? Sì, 2019. L'anno prima, 2017. L'anno prima della pandemia, proprio lavoravo in sto locale. Dove? Sì, teca, al Tipic. Ah, minchia! Al Tipic, ho fatto lì tutta la stagione. Poi avevamo degli ospitori, avevamo Sfera, Lazza, tutti ad Arpolo, erano venuti i DJ Tecno, quindi avevo conosciuto un sacco di gente proprio. È stato proprio bello. Formentera è bellissimo. Bellissimo. Io ho fatto una settimana a Formentera nel 2017, basta, sono andato lì con Gordon. Sì, c'era anche Gordon quello. Eh sì, lui ha fatto poi da quell'anno, ha fatto un po' di anni, e minchia, abbiamo passato una settimana ubriachi. Una settimana... Lì sì, così. E c'era Davidone, Davide. Davide mi faceva: che vuoi, lei? Io, guarda, bevo sempre Moscow Mule. Non è che mi portava Moscow Mule, sì. Portava a bel vedere. Sì. Tutti i ginger beer intorno. Che lui cazzo, canta, bevi? Lui mi chiama ancora adesso, tutti gli anni, mi dice: io sei stato arrivato. Prego, io tutti gli anni, io 7 anni che vado, 6-7 anni. Minchia. Almeno una settimana vado a fare, poi c'ho tutti gli amici lì, è proprio bello. Formentera lì. Non avevi pensato di trasferirti lì? C'è in procinto, adesso i miei genitori dovrebbero andare in pensione a breve, si parla di aprire un'attività fuori. Io sto spingendo per Formentera, voglio andare lì. Anche perché sennò pensano Tenerife, cose così. Sì. È lontana. Sì. È bellissima, però è lontana. È bello, però ti dico, per le conoscenze che ho, per come gira, per il lavoro anche che faccio io, secondo me Formentera è top. Anche perché poi prendi il traghetto, 20 minuti, sei Ibiza. Hai capito. Io ho lavorato anche Ibiza e quindi c'è proprio... A Ibiza dove? Ho lavorato all'AI, al NERZ e al Pacià. Io sai che sono stato una volta solo a Ibiza, sono uno sfigato marcio. Vabbè, ma non è delle questioni. A me non mi fa impazzire. Se io dovessi scegliere, scelgo molto più Formentera. Perché Formentera sono delle spiagge bellissime. E poi la movida non è tanto Cagnara. No. Cioè io non amo la Cagnara. A me piace perché è una piccola Italia. Ci sono tanti che si lamentano. E poi c'è gente per bene. Ibiza c'è proprio tutta la crema della crema. Ma Ibiza è un'altra cosa. Ibiza è proprio più Spagna. Cioè, o vai a spendere, italiana, bravo. O vai a spendere, o se no ti trovi. Però spendere lì, spendi 10k. Spendi. Ibiza costa, minchia. Costa sì. No, io Formentera, mi ricordo che feci lo scalo e l'anno in cui andai lì fu veramente una delle vacanze più belle della mia vita. Tutti amici. Adesso organizziamo, ragazzi. Andiamo tutti a Formentera. Io se state a Formentera devo. Voglio proprio andarci. No, penso la settimana di Ferragosto, quella dove passerà di meno. Infatti è geniale come roba. Mutui? Senti, ma invece la domanda che voglio farti è: dove ti vedi tra 10 anni? Che cosa vorresti fare? Sai che allora, una cosa che mi ha sempre spaventato a me è il futuro. Cioè, proprio spaventa? Mettermi proprio lì. Io sono uno che... Ma anche nelle relazioni, nei rapporti con le persone, giorno per giorno. Io non amo programmare. Io sono come te. Non amo programmare. Beh, se io programmo qualcosa mi mette ansia. Io sono come te. Tipo anche le vacanze. Tutti, troviamoci aprile, maggio, organizziamo. Tu invece fai il giorno dopo, io organizzo. Il giorno dopo. Anche spendo 100 euro più per il volo, beh, frega niente. È proprio una cosa che mi mette ansia. Quindi è una cosa che mi spaventa. Forse mi mette ansia perché mi spaventa, capito? Ti spaventa il futuro, ma in che senso? Mi spaventa perché guardando anche nell'epoca che viviamo e coronavirus, di là stanno bombardando. Gente che... Vabbè, preferisci vivere la... Sì, giorno per giorno. Io sto bene adesso, non mi lamento, economicamente sto bene, c'ho un lavoro giorno, sera, quello mi basta. Poi, ti ripeto, c'ho un futuro, spero di aprire un'attività mia. Tipo? Poi vediamo. Che ti piacerebbe? Non lo so, o ristorazione, oppure investire su qualcosa. Tipo? Con la macchina, un cinghiale come ho fatto. Ah, esatto. Che raccontiamo, ragazzi, che molto probabilmente no, cioè, sarebbe dovuto non venire, infatti ci ha fatto un super regalo, perché settimana scorsa, no, 3 giorni fa ha investito un cinghiale con la macchina. Io ho fatto l'incidente la settimana fa, cioè hanno fatto l'incidente con me e tu hai preso il cinghiale. Mi ha fatto un po' ridere. Allora, io ho fatto un incidente a gennaio, stupido, torto, vabbè.
metto a posto la macca, appena messa a posto torno da lavoro, un cinghiale. Ma ragazzi, è tosto il cinghiale. Io dalle nostre parti ce ne so di cinghiale, ma io così grosso l'ho mai visto. Ma tu hai mangiato mai la carne? Sì. E sentivo quanto è dura. Sì, è durissima. Ed è cotta. Ma io al conto che era tutto buio, io questo non l'ho neanche visto, ho detto cazzo, ho preso un sasso. Beh, figa, hai preso un masso. Un masso ho preso. Faccio retro, mica lo vedo lì, porco, e si è alzato e è andato via. Con la botta gli ho dato. Vabbè, ma non si sarà fatto niente. Non lo so. Sei fatto che il giorno dopo mi sono trovato una sua... Cacca? Come è possibile? Non lo so. Tu avevi la cacca sul tetto? Sul tetto, sul tetto. E poi pensa che io non ci vedo sopra, no? E ha detto, ma cos'è sta roba? E io ho soltanto detto, Sei cagato sotto quando... Ha usato, ma... Cioè, ma sei sicuro che era cacca del cinghiale? Sì, te lo dico, sì. Era grigia, eh? Sì, era lucido. Avrà mangiato verdura. Ma tu sei sicuro? Cioè, no, io ho visto la storia, sembrava una cacchetta gettata. Oh, cagata, me l'ha appoggiata sul coso. Ormai, quei tempi da adesso. No, ma è follia. Pensa, quindi un nano che veste un cinghiale. Comunque, fa molto ridere sta roba del cinghiale. Fa molto ridere. Io infatti che ti ho detto, oh, sei morto, a sto punto è sacrificato. Caricalo, so che era da solo, cioè... No, sai, peserà 300 kg. No, quello pesa almeno più di 150, sicuro. Era proprio grosso. Da portare in macchina, oh, mamma, ti è? Bam. Figa, ragazzi. Però è buona. Da lavoro, vedo il cinghiale. La carne del cinghiale è buona. E poi, sì. Poi, vabbè, io sono un amante della carne, quindi... Sì? Ciao vegetariani, ciao vegani. No, io mangio tutto, cerco di mangiare un po' di meno la carne. Io per esempio carne mangio, pollo, tacchino, maiale. Ma perché tu sei salutare? No, perché io per esempio i cuccioli non li mangio. Né agnello, né vitello, no. Né anatra, né oca, che poi non so cuccioli questi, gli ultimi due. Però io cerco di mangiare, però prima o poi secondo me diventerò vegetariano. Cioè, ho avuto un periodo in cui sono stato 2 mesi vegetariano. Parlo però di 10 anni fa. I video che metti sui social degli animali. No, non li guarderò mai. Non posso guardarli. Ti lasciano un po'. No, non posso guardarli. Io mi esce fuori un video del genere, io non lo sogno per un anno. Bravo, fuori io. Però, piano piano. Piatto preferito? Visto che si parla di tutto. Pasta. Che pasta? Sì, che tipo di pasta? Ma allora, io sono quello che mangia tutto. Tutto. Se non mangio amaretti. Che sono gli amaretti? Ah, poi i dolci. Senti i dolci di Torino. Ah, ma i dolci, non pasta. No, no, è tipo un biscotto. Di mandorla. Sì, cioè, sai il disarollo? Sì. Ah, che sanno quelli? Quel gusto lì. A Civitavecchia, da me, si chiamano le fave da morto perché si mangiano a novembre. Il 2 novembre. Questo. Che sono buonissime, infatti. Mamma mia. È un ritmo. Quello mi dà fastidio. Quella è la cannella. La cannella? Mi piace. Poi tutto il resto... Pasta preferita? Vediamo se ci azzecchi sulla mia preferita. Ma la mangio veramente tutto. Preferita dico ragù. Ma la forma della pasta, dico spaghetti. Davvero? Sì, sì. Rigatoni. No, io spaghetti. A me spaghetti piacciono tantissimo. E rigatoni per me tutta la vita. Pasta lunga. Sono alto 4 spaghetti. Una volta mi sono misurato. 4 spaghetti? Una volta mi sono misurato. Quando è che tu hai iniziato a prenderti per il culo? Da subito oppure c'è stato un periodo? No. Fino a fase adolescenziale, quando magari non capisci, la gente ti guarda, dici ma che cazzo sei, ti reputi il più sfigato del mondo. Poi è come se avessi fatto un passaggio. E questo passaggio consisteva nel dire ma cazzo, ma non mi manca niente. La gente mi prende per il culo, che cazzo sei, perché c'è gente che sa peggio di me. Di cosa mi lamento? Guido, qualche volta quando sbaglio riesco a cacciulà. Lavoro, gioco a calcio, mi piace il calcio, faccio il lavoro che mi piace. Perché? Allora ho fatto proprio un passo, non so dirti bene il periodo, quando, come, il change, proprio da dire boh, vaffanculo. E tu da quel giorno hai detto, vabbè, visto che se gli altri fanno gli stronzi mi prendono in giro. E io sono uno, cioè tu conta che anche a scuola io ero sempre quello che prendeva in giro gli altri, proprio il giullare della classe, quindi questo mi ha aiutato tantissimo, anche il carattere che ho, l'educazione che mi ha dato i miei genitori. Cioè tu prendevi, bullizzavi gli altri? Sì, bullizzavo gli altri, io chiedevo i miei compagni in bagno, no. Facevo proprio il cretino, sai che cosa che si fa? Il nano malefico. Sì, e quindi quando me lo facevano a me dicevo, boh, me l'hanno fatto, l'ho fatto anch'io, boh, amen. Poi ti penti però quando hai fatto un po' il bullo. Sì, purtroppo.
cosa te volevo dire? Se magari anche io non sono, cioè non abito in una città, abbiamo 40.000 abitanti, tutti che mi conoscono ormai, quindi cioè non ho mai sofferto tipo di bullismo, queste cose qua. So neanche cosa voglio dire troppo. Sì. Pensi che se fossi nato in una città tipo Milano sarebbe stato complicato? Sì, magari città quelle più popolate. Magari. Più stronze, città più stronze. Che Milano è una città molto dura. Quindi prima mi parlavi di ciulare. Ma tu, cioè, a che te hai perso la virginità? 17. Prima... abbiamo perso insieme, perché io ho perso a 19. Io ero un po'... Io sono stato fidanzato 3 anni e non ho mai fatto l'amore. Infatti avevo il braccio destro, che era... No, 4 e mezzo. 4 e mezzo? 4 e mezzo. Mazza. 4 e mezzo. Senza fare l'amore. Poi, cioè, la prima relazione che ho avuto, vabbè, con questa ragazza qua, poi c'è stata questa relazione qua. È stato un via vai, tra tra. E poi ho avuto altre 2 relazioni serie. Ma sono ragazzi che approcciano con te o sei tu che parti in quarta? Ma allora, quello che dico io, le mie relazioni partono tutte da un'amicizia, perché cioè non è che sono il tipo, perché per l'amica che fregno questo, cioè come te, no? Ma non è vero. Ma la prima volta che l'ho visto ho detto, madonna che ma non è vero. Però sono 50 euro che... Sono dell'alta sponda, quindi ho detto, wow. Non però... cioè una ragazza comunque deve conoscermi, ci instaura un rapporto eccetera eccetera. Le mie 3 relazioni, quelle principali, sono nate da un'amicizia. Tu sei pentito poi che da un'amicizia sia, perché normalmente quando un'amicizia diventa l'ultima buone... relazione, l'ultima relazione sì, poi ci sono stati dei casini belli buoni e quindi lì è stato, non è stato un pentimento, è stato più un pentimento per come è finita poi, per come è andata, di aver però... finito l'amicizia. Sì, perché comunque le cose... Allora, io sono dell'idea che se tu parti con una relazione con un'amica, secondo me cioè parte vantaggiato, perché comunque ti conosci. Sei già tante cose. E se va bene, è perfetto. Se va male, ti dai la doppia zappa. Che sia al contrario, invece, se tu già parti una relazione con una persona che già conosci bene, non perdi un po' la magia? Io non ho mai avuto una relazione sempre con sconosciute. Sempre con ragazze sconosciute. Non hai un po' l'ansia che una volta che parti con questa relazione poi già sai tutto di questa persona, quindi anche i difetti e sta roba non ti mette ansia? Cioè, se tu sai che a lei dà fastidio che tu parli sui social, rispondi ai messaggi di DM, quelli che riceviamo, ognuno, fidanzato o non fidanzato, rispondiamo perché certo, lavoro certo, nostro. Quello sì, ma sì, in teoria sì, è un arma a doppio taglio, nel senso... Io ho sempre pensato questo, delle relazioni. Si vede tutto come va, io sono una persona che soprattutto ho tante amiche femmine. E quindi cioè, mi viene proprio, non so come spiegarti. Cioè, ti viene istintivo, sai come rapportarti con le donne? Boh, forse sì, non so dirti come mai, perché, dove, come. Tu hai avuto sempre ragazze che però... erano altre di me. Più alte di te, davvero? Cazzo, se si mettevano i tacchi? No, la battuta che faccio è che se mai avessi avuto una ragazza più bassa di me, quest'ora ero... c'è un problema. No, socio tantissimo. No, non è vero, diciamo, in realtà. Però è la verità. Tu non hai mai conosciuto ragazze che fossero come te? Sì, ho lavorato sia con ragazzi che con ragazze come me. Io quando avevo la pagina, quando facevo i video, eccetera, eccetera, mi scriveva tanta gente. Magari la gente... Non si accettate. E grazie a te. E io fuggevo proprio da... cioè parlavo con loro, gli davo forza, perché non tutti, cioè, sono cretini e hanno preso la vita come l'ho presa io. Perché tu pensi che sta roba possa portare... Sì. Poi dipende tutto che è intorno. Cioè dalle persone che c'è intorno, da dove vivi, da tutto. Da dove vivi, dalle persone che c'è intorno, dall'educazione che ti prendi, dalle abitudini, da tante cose. E soprattutto dal carattere. Ah, certo. Questo beh, tu comunque a prescindere da tutto quanto sei comunque una persona che c'ha un super carattere. Sì. Perché sì. Tu comunque sai che anche a prescindere da persone che non hanno, anzi alle quali non manca niente. Io la cosa, guarda, poco tempo fa parlo con un'amica che questa amica qua, cioè non gli manca nulla, nulla. E vedo che... Ricercano i problemi. No, che proprio si fa delle paranoie che io dico, ma porca puttana. Ho detto, ma guardati, cioè di cosa stai... Perché? Perché la gente preferisce essere infelice un po'. Ma poi adesso, soprattutto nel mondo di adesso, social, che è tanto importante apparire,
appena c'hai un chilo di troppo, ah, guarda, c'ho la pancetta, l'anno scorso non ce l'avevo, adesso non mi guardano. Stai parlando di me praticamente. No, beh, però è la verità, hai capito? Sì, 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 cioè, ormai si guarda quello, e boh, cioè, è brutto perché è brutto, per me. Cioè è brutto che le persone cerchino, vabbè, a parte che comunque sui social secondo me le persone... No, non è brutto, è brutto il fatto che non si guardano più le cose che si guardavano prima, cioè il carattere di una persona, la gentilezza, la bontà, la simpatia, cioè poi uno basta che poi c'è il follower, oppure un bel ragazzo, palestrato, occhi azzurri. Pensi che si sia persa molto la cosa dei valori della... Sì. Per colpa dei social? No, per colpa della società di adesso, che la società di adesso è così, per i social, per il pensare, per tante cose, tante cose. Ma ti è mai capitato un giorno in cui tipo tu stavi così male perché magari, non so, hai preso... Cioè, anzi, ti faccio una domanda inversa. Ti è mai capitato che una ragazza ti dicesse di no? Sì. E che se facesse problemi, dici... Sì. È arrivata una ragazza a dirmi... Mi sento di essere presa di te, ma non ce la faccio superare il fatto che tu sei così. Però che devi fare? No, non lo so, io... Non le faccio una colpa, perché comunque... Adesso parlando proprio schiettamente. Io ad esempio con una persona con la mia stessa patologia, non so se ci starei. Perché? Perché non lo so. Non... A parte che a me veramente piacciono le ragazze alte, però non... Non so, non mi troverei, non lo so, devo essere proprio nella situazione. Cioè tu pensi che magari avresti paura non del giudizio degli altri, ma del fatto che appunto tu ti... Io sono uno che si medesima nell'altra persona. Cioè proprio la mia persona è, prima stai bene tu, che sei accanto a me, e poi sto bene io. Io sono sempre... Pensi sempre una cosa negativa, però. Sì, questa cosa qua mi ha portato un sacco di problemi. L'abbiamo fatto tutti, eh. E quindi ti dico, io non, cioè, odio sopportare che magari lei sta male per la mia condizione, capito? Quindi piuttosto che ti dico, boh, va bene così. Questa è la cosa. È una cosa molto... Ma non è che forse magari tu a volte sei arrivato a conclusioni che magari non erano così? Assolutamente sì. Cioè, questa ti dice, ma per me non è un problema. Assolutamente sì, però capita raramente questa cosa qua, capito? Quindi è normale, tu come se tu il mattino ti alzi e bevi il caffè latte, no? Una mattina finisci il caffè latte e bevi il tè. Non ti suona già strano che tu quella mattina, hai capito? E sono quelle abitudini che ormai la gente ti pensa così e quindi tu ormai dici, boh, io sono così. Ma tu pensi che sia una cosa, come dicevi prima, della società, del fatto che, adesso la gente abbia paura? Cioè, non lo so, magari una ragazza si innamora di te. Sì. Dice, non voglio stare con te per la tua patologia, ma lei, tu pensi che lei si faccia problemi per gli altri o per se stessa? Nel senso, lei pensa che se uscisse con te... Riniziassi una storia con te? Un po' per tutto, però prevalentemente sugli altri. Allora, io la cosa che dicono ad esempio i miei amici, no? Quando magari esce il discorso, dice, per noi non sei raro, cioè per noi non ci accorgiamo neanche, per noi sei una persona normalissima, certo, come tutti gli altri. Però si, come si dice, si fanno influenzare, si stupiscono quando magari la gente magari mi fa le foto, mi prende in giro. E dicono, mia, non ti stai accorgendo di quello? Io sì, raga, però non me frega niente. Cioè, beh, io manco, cioè... Perché non, capito? Però lo vedo, no? O magari, cavolata, stavo camminando, sbuca l'altro nano, sono impazzito. Ah, c'è un nano, capito? E gli ho detto, bravi, state facendo la stessa cosa che farebbero gli altri. Boh, quindi è tutta una roba di... Non so risponderti se per loro o se per gli altri. Secondo me un po' tutti e due, dipende anche dal carattere della persona, magari se una è già fragile, certo, o magari che non gliene frega niente. Io c'avevo una ragazza che è andata contro i genitori proprio per... Ah, perché i genitori dicevano addirittura... Allora, su 5 relazioni, su 5 relazioni, 2 fuffe, 3 serie, 4 ci sono stati i genitori di mezzo. 4 genitori? Ma 4 genitori. Cioè, allora, a parte che secondo me i genitori non si dovrebbero mai mettere, a meno che... Non volevano che la figlia stesse con me, solite robe. E perché? Per la patologia? Per la patologia, perché loro avevano paura che la gente magari la prendesse in giro, che sai, mia figlia deve stare con uno pieno di soldi. Vabbè, allora non è la società da adesso. No, ma non è. Proprio gente che non sta bene. Perché vabbè che tutti quanti aspettano il principe azzurro. Però... Allora io ti dico, non è stare bene o non stare bene, è il fatto dell'educazione, tutto secondo me sta nell'educazione, perché se tu educhi tua figlia a dire sei felice, sì,
ti tratta male? No. Ti fa stare bene? Sì. Queste tre domande deve fare. Invece, ah, guarda che poi ti guardano gli altri. Cioè, loro pensano già... Beh, io vengo da una famiglia in cui queste cose non sarebbero mai esistite, non esisterebbero. Ma intanto, secondo me, anche sei tu figlio che permette ai tuoi genitori una cosa del genere. Perché io sono sicuro se che se mia madre se mi permettesse mai di dire una cosa del genere, non me ne frega niente che sia mia madre, ti zittisco. Perché tu queste cose non le devi dire. Esempio, i miei genitori si separano, no? Mia madre frequenta uno. Ma a me basta che la fa star bene, certo. Ti faccio un esempio. Che la faccia star bene, che la tratti bene, che non... Cioè a me basta quello, sì, sì, sì. Che lei sia felice. Poi ovviamente se viene a sapere dopo che questo è... Vabbè, no, no, certo. Beh, comunque c'è un sacco di ignoranza su questa roba. Tantissima, tantissima. E più che altro non sai come combatterla. Ah, perché non puoi combatterla, la maleducazione non puoi, poi, come se la combatti, se la combatti scendi al loro livello. Quindi cosa fai? Ma anche se tu cerchi di istruirli, non puoi istruirli. Non puoi istruirli. Beh, poi in Italia... Io l'ultima relazione che ho avuto è proprio stato l'apice di questa cosa qua. E... Cioè, proprio non... Cioè, sono arrivato a dire, boh... Cioè, i genitori rompevano... Sì, la mamma. La mamma. Cioè, io l'ultima frase che ho detto, boh, vai con tua madre, basta. Cioè, io ho provato, ho finito tutte le carte che avevo. Ma tu, secondo me, non devi nemmeno tirare fuori le carte. Nel senso, se lei ascolta i genitori... Cioè, io capisco che ovviamente i genitori vogliono al meglio, certo. Ma questa non è una situazione di meglio. Questa è proprio una situazione in cui la gente non sta bene. Cioè, questa è gente che andrebbe presa e studiata e... Certo, assolutamente. E poi il problema è che sono generazioni che portiamo avanti, perché magari poi la tua ex, in questo caso, porta avanti quegli ideali, avanti, e poi adesso ci ritroviamo con... Infatti è per quello che ti dico l'educazione, perché se tu da genitore educhi un figlio in un certo modo, il figlio traparta. Ti voglio fare una domanda proprio super confidenziale. È difficile per te, con la tua patologia, vivere una vita normale? Adesso come adesso no. Perché ti dico, fondamentalmente non... Tu fai tutto. Faccio tutto. Cioè guido, lavoro, ho gli amici. Cioè faccio una cosa che fanno tutti, capito? Cioè non mi va. Devo prendere la cosa in alto, piglio la sedia e chiedo a qualcuno per ridere. Cioè sono tante cose che poi ti abitui. Cioè... E la cosa che dico io è quando una persona magari perde un braccio, no? Un cotto è perderlo dalla nascita, cioè essere già nato così. Un giorno è perderlo quando magari hai 10-12 anni, capito? O 18, o 20. O 30. O 30, capito? Ti cambia, cioè tu fai così, ti cambia la vita. Sì, a me sì. Non è mai cambiata la vita, la mia vita è sempre stata questa. Quindi, boh, questo è quello che penso io. Sì. Allora, io adesso ti faccio una domanda, che è la domanda che faccio a tutti gli ospiti del De Caffè. Se tu potessi prendere un caffè con qualcuno, chi sarebbe e perché prenderesti il caffè con questa persona? Che ci sia adesso, che non ci sia più, qualsiasi persona che ti venga in mente adesso. Prenderei con due persone. Uno è con la madre di qualcuno delle mie ex, per parlare, solo parlare. E secondo con un personaggio famoso, mio idolo, Cacà. Cacà? Ma davvero? Mi sento male. Pazzesco. No, più che altro lo vorrei conoscere, però... Perché sei fan di Cacà? Perché io sono del Milan, sfegatato, da qui stato però, sì, mamma mia. Però, sì, perché Cacà giocava 10 anni fa ormai. E basta. Un'altra persona è... Cacà è la madre di questo. Cacà è la madre. Che fanno comunque Cacà. No, fanno sì. Non è vero. Poi ti porto Cacà lì e dico, ecco, tu fai così. Non è vero, sai. Allora, è stato un piacere. È stato un piacere per me, grazie per l'invito. Grazie, Giallo. Non abbiamo niente di... Cinghiali a parte, siamo riusciti ad arrivare, sale salve. Carne di cinghiale nel ristorante di Gianluca Copone. Capito. Oh, geniale, eh? Solo carne di cinghiale. Io voglio fare un ristorante... Ti metti sotto... Io voglio fare un ristorante tutto mini. No. C'è tavoli, sedie, tutto mini. E prendere una stella... Cioè, sarebbe... La stellina. Il Nano d'Oro. Boh.